Buongiorno e benvenuti a tutti in un nuovissimo vlog. Allora, vi spiego un po' cosa è successo in queste due settimane, perché più o meno sono quasi due settimane che non vloggo, e quindi vi spiego un attimino. E niente di che, insomma, niente di cui preoccuparsi, ecco. Ehm... Allora, intanto vi chiedo scusa per la mia faccia e anche per la luce, perché sembro abbastanza pallida, ma non sono pallida, ma ho dovuto accendere la luce perché... Eh, sono con la porta di casa chiusa perché ho il condizionatore acceso perché fa caldo e quindi ho deciso di accendere il condizionatore perché non si può, fa decisamente caldo e quindi scusate ma la luce della cucina è questa, <ride> quindi sono un po' sono un po' gialla ecco diciamo così comunque allora mm, non so se ve l'ho detto no forse non ve l'ho detto allora, oggi è giovedì 22 luglio, oggi è il 22 luglio, io però il 7 luglio ho fatto la prima dose di vaccino, de, di vaccino anti-COVID. E, e niente, vabbè, sono stata male, quindi sapete che io con la salute non è che sto proprio benissimo, ecco, diciamo così, quindi. Diciamo che i miei anticorpi sono un po' scaduti, ecco, e quindi diciamo che mi ammalo facilmente, diciamo così. Allora, devo dirvi che pensavo sinceramente che stavo peggio, perché io pensavo di stare peggio, ma invece no, perché praticamente non ho avuto febbre, cioè non ho avuto praticamente febbre. Ho avuto tutti i sintomi possibili e immaginabili, ma l'unica cosa che non ho avuto è stata la febbre, cioè, proprio non ho avuto febbre. Il massimo che eh, avevo era 37, quindi, cioè, proprio, proprio niente: Cioè, era tra i 36 e mezzo e i 37, quindi, non è neanche febbre, tra l'altro. E una specie di sindrome influenzale, se vogliamo chiamarla così, quella. E niente, quindi praticamente sono stata male. Insomma, mi faceva male il braccio. Io l'ho fatto sul, sul destro, la prima dose l'ho fatta sul destro, mentre la seconda la faccio sul sinistro. Tra l'altro, la seconda dose ce l'ho la prossima settimana, ovvero il 28 luglio, che sarebbe mercoledì. Quindi ce l'ho praticamente <ride> tra poco. Ecco perché siamo a giovedì, ce l'ho mercoledì, quindi più o meno mancano 5-6 giorni. E. E niente, con la seconda dose non so come andrà perché in teoria dicono che la seconda dose sia peggio della prima, quindi non lo so, vabbè. Quindi non lo so, vabbè, speriamo bene. E niente, vabbè, comunque questo, ecco, alla fine ho avuto praticamente dolori muscolari, mal di testa, stanchezza, non avevo voglia di fare niente, praticamente sono stata tutto il giorno sul letto perché ero proprio... <ride> Mi faceva male tutto, se mi muovevo mi faceva male anche l'unghia del, del dito praticamente, quindi non riuscivo a fare niente. E... Però alla fine è durato due giorni, cioè il secondo giorno già... Non... ecco diciamo che non sono andata in discoteca però già stavo meglio, ecco, quindi alla fine è durato due giorni, non è durato <ride> chissà quanto, quindi insomma niente di che, ecco non ho preso neanche tachipirina perché alla fine non avevo febbre e niente e, e niente quindi, quindi questo e niente però alla fine alla fine per fortuna è durato solo due giorni ecco tutto qui speriamo nella seconda dose che eh, non, non succeda non succeda niente insomma però vedremo e, e niente poi dopo che, vabbè, ho fatto il vaccino e sono stata male due giorni, dopo eh, circa 4-5 giorni, no, diciamo che in realtà era già da prima del vaccino, avevo questi mal di testa Così tutti i giorni, ero perennemente con questo mal di testa allucinante, non lo sopporto più, vabbè, e non lo sopportavo veramente più. E... Però... Uh, allora vi dico che ho fatto delle analisi, ho fatto i temi del sangue, insomma, ho fatto varie, varie cose e niente, ho preso anche varie medicine. Che, però, non mi passava con niente, cioè, proprio questo mal di testa allucinante, la dottoressa mi ha detto di prendere il Polase, perché forse. Si pensava che era per il caldo, avevo praticamente le mie vitamine che, eh, le vitamine nel mio corpo che mi avevano detto grazie, arrivederci, <ride> e quindi erano praticamente non avevo praticamente vitamine. E quindi, quindi però, mangiavo quindi mi, mi pareva strano, perché alla fine mangiavo, non è che non avevo appetito, che mangiavo anche tanto perché avevo tantissima fame, quindi, non lo so perché avevo questo mal di testa, vabbè e niente comunque niente alla fine ho fatto vari esami ho fatto, ho fatto questa cura con il Polase, insomma un po' è passato e vabbè devo dire che adesso il mal di testa c'è però è molto cioè molto di meno a confronto prima perché prima ero proprio cioè proprio era prima mi, mi scoppiava proprio la testa era una cosa allucinante quindi Mamma mia, non lo auguro a nessuno di avere questo mal di testa perché è stato bruttissimo. Eh, però niente, insomma, quindi, quindi adesso va meglio. Ci sono ancora, però pare che, insomma, a confronto prima siano diminuiti, quindi si presume che sia il caldo. E eh, niente, vabbè, adesso staremo così e vediamo, vediamo un po'. Adesso aspetterò ancora una settimana, forse anche due, perché sento che la prossima settimana ho il vaccino, quindi non so come posso reagire, quindi almeno aspetto altre due settimane, se poi questo mal di testa non mi migliora, eh, richiamerò la dottoressa e vediamo, vediamo cosa fare, perché non lo so, vabbè, comunque, eh. e niente, vabbè, vi ho raccontato un po', un po' cosa è successo, insomma, è successo un po' di tutto queste due settimane, però vabbè, e niente Io Io ho fatto appena merenda Ho fatto appena merenda Adesso finisco di vedere il telefilm E poi tra un po' Mi vado a fare la pedicure <ride> Cioè Mi vado a fare, me la faccio perché me la faccio da sola <ride> Me la faccio da sola E niente Metto un po' i piedini in acqua e sale perché Mi si ammorbidiscono I piedini <ride> Così perché ieri abbiamo camminato ieri siamo andati a fare una passeggiata il mio fidanzato che era di riposo dal lavoro quindi siamo andati a fare una passeggiata a Latina e a fare una passeggiatina lì ah poi vi devo mostrare anche delle cosine che ho comprato in queste due settimane perché ieri ho comprato una magliettina una gonna davvero davvero bellissime, poi ve li faccio vedere scontati e ve li faccio vedere adesso sono a lavare poi ve li, fa, ve li farò vedere e poi siamo andati anche da Primark mm -hmm. Da Primark siamo andati però la scorsa settimana. Siamo andati sì la scorsa settimana e abbiamo comprato alla fine. Non abbiamo speso tantissimo da Primark, abbiamo speso poca roba però, insomma, poi vi farò vedere tutto. Insomma, vi faccio vedere tutto veloce, veloce, e niente, basta perché ho parlato 8 minuti quindi credo che basta così, ecco. Allora, volevo mostrarvi le cosine che ho comprato in questi giorni, intanto vi mostro una magliettina e una gonna, questa è la magliettina, è fucsia, e poi ho questa particolare, eh, particolare, particolarità sulla pancia, molto molto carina, e poi ho preso questa gonna che, vabbè, a me, a me fa impazzire, non so voi, però per me è bellissima, e, è una gonna, una gonna con tutti questi fiorellini <ride> è molto molto bella, mi piace tantissimo. L'unica pecca è che ho ehm, all'elastico che è largo, quindi devo far stringere solo l'elastico qua in vita. Però, insomma, per il resto è tutto, tutto a posto. La magliettina l'ho pagata 10 euro e la gonna 8 tutte e due erano scontate. Poi, per quanto riguarda Primark ho preso queste salviettine qui, ovviamente da Primark c'è una valanga di, 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 varie, di vari modelli di salviette, insomma, e io ho preso queste qui che erano eh, naturali, insomma, anche vegane come potete vedere, <ride> e ho preso queste qui, 1,50€ e sono due pacchi. Allora, poi vi faccio vedere le lenzuola che abbiamo preso perché... Um... Diciamo che abbiamo un po' di lenzuola rovinata quindi abbiamo deciso di comprare due set di lenzuola. Allora abbiamo preso questo qui, questo qui ad angoli, un normale, semplicissimo, questo bianco. Poi abbiamo preso, aspettate, abbiamo preso un altro, sempre un altro lenzuolo ad angoli. Io però vi faccio vedere le federe. Allora, le federe sono queste qui in questione. Voi le vedete blu, ma in realtà non sono blu. È tipo un verde turchese, verde petrolio, ecco, non so se avete in mente il verde petrolio come colore, però è questo. Ed è un colore fantastico, bellissimo. <ride> e, poi abbiamo, e poi ho preso quest'altro set, vi faccio sempre vedere le federe dei cuscini. E eh, c'è il lenzuolo, lenzuolo sopra. Abbiamo preso queste lenzuola qui. Con questa fantasia che variano tra le foglie, insomma, ci sono foglie, fiori e sono insomma molto semplici, molto carine. Ci sono piaciute. E quindi, questi qui. Ovviamente, questo qui è il lenzuolo che vi dicevo e questo è quello lì, l'altro lenzuolo ad angoli che vi dicevo. Bene, questo vlog finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!